Un aggiornamento sulla questione di vitalizi dopo i fatti recenti e la volontà addirittura di alcuni consiglieri regionali di ricorrere contro il piccolo contributo di solidarietà inserito all'inizio di quest'anno. Anche un po' per rispondere a quella reazione scomposta, abbiamo fatto un atto di indirizzo, depositato una mozione per chiedere di proibire il cumulo tra il vitalizio da consigliere regionale e quello da parlamentare nazionale o europeo che alcuni hanno. Quindi adesso è stato messo solo un contributo un po' più alto del 40% di riduzione per il vitalizio da consigliere regionale, perché al cumulo noi proprio vorremmo evitarlo. E altro evento rilevante della settimana: il direttore dell'IRES, direttore generale dell'IRES dal 1997, è stato condannato a 2 anni e 220.000 euro di risarcimento nell'ambito del processo Stamina, una pena che ha patteggiato, è stato condannato con rito abbreviato. Noi avevamo sollevato il problema non appena si era avuta notizia della sentenza e martedì, durante il question time, ho interrogato l'assessore per chiedere quali fossero le intenzioni con la giunta, della giunta, visto che l'IRES Piemonte è un ente interamente partecipato dalla nostra regione. Grazie anche alla nostra denuncia, al fatto che abbiamo sollevato il problema, il presidente Chiamparino si attiverà presso il presidente dell'IRES perché in qualche modo si operi sulla situazione, quindi venga rimosso il direttore generale di IRES che è stato condannato, anche perché proprio le regole di funzionamento dell'IRES prevedono che una qualsiasi condanna sia incompatibile col ruolo di direttore generale. Per concludere, vi segnalo l'evento di domani mattina, 4 aprile, a Moncalieri alle 10 in Piazza Mollo. Se non la trovate potete cercare Piazza Brennero. Come sapete, a Moncalieri ci saranno le elezioni comunali a fine maggio 2015. Facciamo un evento al quale parteciperò anch'io a sostegno del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Luca Salvatore. Sarà presente anche la nostra amica cittadina in Parlamento Laura Castelli. I moncalieresi che non avessero ancora firmato per la lista lo possono fare, e tutti comunque i piemontesi che volessero venire ad ascoltare Laura Castelli sono invitati. Domattina ore 10, Piazza Mollo, Moncalieri. Ciao. Trasparenza, approvato definitivamente in Consiglio regionale la prima legge del Movimento 5 Stelle riguarda l'apertura delle commissioni consigliari, quindi lavoreremo sul regolamento e finalmente potremo rendere pubbliche, quindi trasparenti, le attività che vengono svolte nelle commissioni consigliari. Da riguardo abbiamo anche chiesto con un ordine del giorno di pubblicare le presenze e assenze dei consiglieri alle commissioni consigliari per sempre un principio di trasparenza. Sanità, settimana scorsa abbiamo incontrato i rappresentanti del Centro regionale per l'amianto, nonché l'APA, su un tema importante come quello delle bonifiche dell'amianto che coinvolgono i siti ovviamente di Casale Monferrato in provincia dell'Alessandria e del Torinese, tra cui Balangero. Chiediamo ovviamente a Roma più risorse ed è quello di cui si stanno occupando i nostri parlamentari nazionali. In bilancio stiamo chiudendo l'analisi di merito dei vari settori, abbiamo affrontato le politiche sociali, quindi un'emergenza sempre più importante per il Piemonte, ci sono dei tagli insostenibili che il Partito Democratico sta portando, questo importante tema che riguarda gli anziani, i disabili, non autosufficienti in generale, senza quindi stanziamenti aggiuntivi. Noi come Movimento 5 Stelle siamo pronti a bloccare il bilancio perché è un'emergenza quella della non sufficienza delle nuove povertà che non può essere ovviamente superata dai investimenti inutili in opere inutili. Ciao a tutti, iniziamo con una notizia buona. Finalmente questa settimana è passato il nostro ordine del giorno sul piano di tutela delle acque. Il piano di tutela delle acque è un documento importantissimo, non mi stancherò mai di dirlo, ma inattuato. Con questo ordine del giorno riusciremo a far produrre all'assessorato una circolare esplicativa che consente ai comuni di recepire il piano di tutela delle acque e garantire maggiori tutele
per le nostre falde acquifere. Vigileremo sull'operato dell'assessorato di modo che i contenuti dell'ordine del giorno siano portati avanti da questa amministrazione e si tramutino in realtà. Abbiamo depositato due interrogazioni questa settimana relative a Spinetta Marengo e al polo chimico lì localizzato. C'è stato un incidente lo scorso lunedì con una fuoriuscita di una nube diciamo non tossica ma comunque preoccupante. Chiediamo all'assessorato di fare luce su alcuni aspetti relativi alla salute delle persone. In ultimo, teleriscaldamento, molti impianti in progetto, Asti Alessandria. Noi andiamo sul territorio alle serate organizzate dal movimento per chiarire quali sono i pro e i contro per impedire fenomeni di monopolio. Giovedì 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Questa giornata è stata istituita dall'ONU nel 2007. Noi riteniamo che la Regione, che sia giunto il momento che la Regione faccia la sua parte. Pensiamo che sia giunto il momento che la Regione aiuti tutte queste persone che sono affetti da questa grave patologia e le loro famiglie. Le famiglie si sentono spesso abbandonate, hanno bisogno di un supporto, hanno bisogno di risorse, non solo risorse economiche, ma anche un supporto psicologico. Purtroppo ieri in Commissione Sanità abbiamo avuto per l'ennesima volta prova di quanto la Giunta Chiamparino stia effettuando dei tagli non solo nella sanità ma anche nelle politiche sociali. Noi combatteremo e lotteremo in tutti i modi affinché questa Giunta trovi le risorse per finanziare il settore del welfare piemontese, delle politiche sociali del Piemonte, che sono sempre tagliate, continuano a subire costantemente tagli e le persone che sono malate, che hanno veramente bisogno, continuano a restare abbandonati o comunque dimenticati dalle istituzioni nella loro malattia e nei loro problemi. Ciao a tutti, ho presentato in questo ultimo consiglio regionale del martedì scorso, del 31 marzo, un'importante interrogazione che prendeva spunto da una delibera dell'ASL di Novara a seguito di un'ispezione dell'ASL su una clinica privata accreditata che è Villa Cristina, una clinica psichiatrica. A questa ispezione risultava che il personale della clinica era fortemente sotto organico, nel senso che mancavano sia infermieri che personale OS, e addirittura, essendo una clinica psichiatrica, ci saremmo aspettati di trovare un psichiatra, ma il medico presente durante l'ispezione è risultato essere un fisiatra. E in base a questa appunto quindi ispezione e questa delibera abbiamo fatto un'interrogazione. L'assessore Said ci ha risposto segnalandoci che è stata fatta un'ulteriore ispezione, i cui dati gli sono stati forniti il 31 di marzo, e da una lettura superficiale, perché non aveva appunto detto che non ha avuto il tempo, la vicenda di questa clinica si sta complicando. Diciamo che noi abbiamo acceso i riflettori su questa clinica un po' per evidenziare quello che purtroppo nella sanità pubblica, però a gestione privata, spesso e volentieri succede, cioè gestione pubblica con i soldi pubblici, però profitti privati, e questa cosa a scapito di un servizio di buona qualità e con personale sotto organico e scaricando le difficoltà spesso sull'idea degli ospedali pubblici. Salve a tutti, questa settimana mi sono occupato in particolare di elettromagnetismo, inquinamento elettromagnetico, quindi sto approfondendo alcune tematiche per fare una proposta di legge volta a istituire un regime di controlli all'interno di edifici dove ci sono persone sensibili, tipo le scuole, gli ospedali e le case di riposo. È un tema molto importante, in quanto anche a livello europeo è stato oramai chiarito che le radiazioni elettromagnetiche sono causa di patologie di vario tipo.
un altro tema importante che sto seguendo è l'agenda digitale. Sono riuscito in particolare sulla larga banda a far sì che dei soldi avanzati dal piano di sviluppo rurale della scorsa programmazione, circa 300.000 euro, venissero destinati anche all'ampliamento delle aree di servizio degli operatori wireless nei comuni rurali. Si tratta di una cosa da risolvere in fretta, per cui spero che si dia pubblicità alla cosa, in quanto questi soldi sono da impegnare entro il 30 settembre e i comuni e gli operatori wireless interessati a raggiungere nuove parti di territorio piemontese dovrebbero darsi da fare per impegnare quei soldi in tempo. Un'ultima nota a supporto del territorio: ho fatto un po' di informazione a livello dei nostri consiglieri comunali per smascherare le solite marchette che fanno le maggioranze nei comuni, tipo a Fossano il fatto di spendere 1,5 milioni di euro per un campo sportivo parlando di un programma regionale, quando invece i soldi del programma regionale per quella cosa lì non ci sono oramai dal 2013.